La borgata di Metauriglia è pronta ad accogliere la seconda edizione della Festa del Cavolo, l'evento dedicato al cavolfiore tardivo di Fano. Organizzato dal Circolo Albatros 87 e dal progetto Metauriglia Orto di Mare, sabato 15 e domenica 16 aprile il piazzale al Ceo Pucci si trasformerà in una grande piazza per accogliere numerose iniziative tra degustazioni, mercatini, musica e visite guidate. Sarà possibile sia nella cucina, perché è un evento gastronomico, ma anche nell'esperienza, perché si faranno passeggiate tra la campagna e il mare. Quest'anno il tema è l'incontro con i nonni, saranno passeggiate in cui incontreremo i nostri grandi, però dalla memoria vivace, dall'aneddoto facile. Ci sarà la caccia al tesoro, l'anno scorso grande successo ha avuto la domenica pomeriggio. Quest'anno festeggeremo la Dina Dniska, che compie un secolo di vita, e un secolo ricco di storie. Teatro in faccia, al pomeriggio, sempre della domenica, racconterà mettendolo in scena. Il duo Montesi invece ci farà compagnia con la musica, e per la musica anche il sabato sera il Fano Gospel Choir alla chiesa di San Benedetto di Metauriglia, che è una location stupenda per un concerto del genere. Mancheranno poi i piatti tipici a tema per amanti e non dei cavolfiori. Piatti a base di cavoli, perché l'anno scorso ne avevamo fatti un po', ma non abbastanza. Il cavolo si presta tante preparazioni e le cuoche di Metauriglia stanno lavorando alacramente in questi giorni per offrire il massimo sabato e domenica, a pranzo, a cena, ma anche come assaggi del pomeriggio. Il programma dell'evento è visibile sul sito www.ecomuseometauriglia.it. Tutti gli orari, tutti i dettagli e anche il menù. Prima dell'evento di questo fine settimana, però, il 12 aprile alle ore 17.30 si terrà alla Memo di Fano la presentazione del libro Gioventù Rubata, scritto da Pia Miccoli, mentre il 13 aprile alle 18.30 verrà riproposto al Cinema Politeama la proiezione del docufilm Terra Bassa, dove viene raccontata la storia della nascita della borgata di Metauriglia negli anni 30. Una comunità che sta facendo un grande lavoro, quello di valorizzazione della cultura di Metauriglia, di valorizzazione della cultura contadina della città di Fano, e grazie a questo evento e grazie a una serie di attività strutturali la sta facendo veramente emergere. Ecco, stiamo cercando di capire anche come concepire tutto questo e dargli un valore turistico-culturale per la nostra città.